Montedelfermo è un punto panoramico di eccezionale bellezza. Oggi è una giornata dal cielo azzurro, sereno, come la gran parte delle giornate dell'anno, soprattutto nel periodo estivo. Qui oggi c'è una luce antica, direi anche moderna, molto moderna, perché ci troviamo ai piedi del castello che conta già circa una decina di secoli di vita e ci troviamo pure a pochi passi dalle opere di Fiumara d'Arte che sono di arte contemporanea, quindi qui si sposa benissimo l'antico e il moderno. Questa è una terra di lunghissima tradizione. In questo momento io guardo la Valle dell'Alesa e guardo proprio anche il sito archeologico dell'Alesa che risale a circa 2500 anni fa. Oggi c'è un'area nuova, abbiamo superato, credo, almeno spero che così sia, abbiamo superato un periodo di crisi che è stato il secolo scorso, l'immediato dopoguerra, e adesso anche grazie a Cara Sicilia proviamo a rinnervare, a rilanciare anche l'economia locale attraverso questa attività del paese albergo. Venire a Montedelfermo è importante non solo perché finalmente c'è la possibilità di fermarsi e girare il territorio e gustare anche i prodotti tipici del territorio, soprattutto prodotti freschi a chilometro zero, ma perché proprio attorno a Motta, oltre che dentro Motta, c'è una miniera di cose belle da vedere. Oltre ai paesi intorni che sono ricchissimi di storia, anche al nostro interno ci sono delle opere d'arte importanti. Anche dal punto di vista storico non dobbiamo dimenticare una cosa importante, che qui è vissuto da giovane, in questo castello alle mie spalle, è vissuto Guglielmo d'Albamonte, uno dei 13 spadaccini della disfida di Barletta, e anche per i casi della vita lo spadaccino che con la sua vittoria nel duello determinò anche il risultato finale della disfida di Barletta. Dopo Guglielmo e gli Albamonte, Motta diventò possedimento dei castelli e fra questi un insigne uomo, uno studioso del XVIII secolo, che è Gabriele Lancellotto Castelle, principe di Torremuzzi e marchese di Motta, che ha vissuto il secolo dei lumi, è stato in corrispondenza con l'Accademia francese, è stato il primo sovrintendente dei beni archeologici di Sicilia, è stato colui che ha avviato lo studio della numismatica nell'epoca moderna ed è stato colui che ha dato fondazione alla biblioteca già nazionale, oggi regionale di Palermo. Uomo insigne al quale noi cerchiamo di attingere per valorizzare ancora di più il nostro centro, anche perché le opere d'arte che abbiamo in paese, le chiese soprattutto, due grandi chiese, la chiesa madre e la chiesa di San Rocco, esistono perché loro hanno i castelli, hanno messo molto di loro e quindi hanno portato in questo centro i più grandi architetti, i più grandi urbanisti dell'epoca. Ripartiamo da qui, vogliamo ripartire da qui, dalla riscoperta delle nostre radici storiche e culturali, per dare anche valore al lavoro secolare di tante persone, di tanti contadini che hanno portato, che hanno lasciato in eredità in questo territorio olivette secolari, noccioleti, coltivazione di frutta varia. Quindi qui è possibile mettere insieme il riposo particolare, le vedute paesaggistiche eccezionali e anche la degustazione di prodotti tipici locali, oltre che riscoprire la serenità, che oggi è una cosa non da poco, considerate che siamo tutti molto stressati. Venire a Motta è sicuramente un'occasione di vita importante.